Alessandro De Francesco, In fondo alla terra, Giraldi Editore. Ho avuto già modo di parlare di Alessandro De Francesco, i suoi libri, ne ho letti tre, a dire il vero, ne ha pubblicati quattro, credo. Trovo che siano stupendi, sono scritti molto bene e la ricerca storica che fa l'autore è senza dubbio molto molto accurata. E non c'è l'impostazione saggistica in ciò che scrive, c'è l'impostazione del romanzo, e infatti si legge con passione perché si entra nei personaggi e si diventa amici di questi personaggi, si cresce con loro. In fondo alla terra narra le vicende della figlia di un generale che si era opposto al golpe, all'epoca del golpe in Cile. Quindi lei, tra l'altro una persona di cultura, fugge al sud del Cile, si rifugia nella Terra del Fuoco, poi finisce in Argentina, poi pure in Argentina c'è un golpe, vittima di attentati, tentativi di attentati, eccetera. Insomma, diventa una rifugiata e va a finire in Italia. Vediamo che dice la quarta di copertina. Cile, 11 settembre 73. Il mondo assiste attonito alla violenta presa del potere da parte dei militari. Il colpo di Stato travolge la vita di molti cileni e fa sprofondare il più europeo dei paesi latinoamericani sotto il peso di una feroce repressione. Estela Monnier è figlia di uno dei tanti militari contrari al golpe. Per non restare stritolata dagli ingranaggi di un potere brutale, la ragazza si vedrà costretta a una fuga disperata attraverso il Sud America, fino all'Europa. Il retroscena della politica, il crollo delle speranze, le violenze e il caos faranno da cornice alla lunga odissea della protagonista. Estela si ritroverà a vivere il brusco passaggio da una spensierata giovinezza all'età adulta con un nuovo nome, una nuova identità e in un paese straniero. Nel ripartire da zero, la ragazza dovrà fare i conti con le proprie insanabili ferite e con ciò che la vita le riserva. Quindi si tratta di una vicenda ispirata a fatti reali. Sentiamo un po' l'incipit. Livorno, 24 giugno 2013. Estela uscì dalla banchina e andò ad appoggiarsi alla balaustra sul mare. Ormai per lei era diventato un rito. Di solito, quando il sole cominciava a tramontare, si fermava a fissare l'orizzonte e si accendeva una sigaretta. Osservare le imbarcazioni che si stagliavano lontane le risvegliava un'ancestrale malinconia, alla quale si abbandonava senza opporre resistenza. In quei momenti di quiete le sembrava di percepire il mondo pulsare come fosse un organismo vivente. Di fronte a quello spettacolo si sentiva piccola e riusciva ad attribuire ai drammi umani una dimensione irrisoria. Era sopravvissuta a tante cose nella vita. Pensava di meritarsi di tanto in tanto quel fugace distacco da tutto. Ne aveva bisogno. Quel pomeriggio era piovuto e non c'era in giro molta gente. Lei guardò in basso verso il piccolo molo e decise di scendere dalla scaletta e di andare a sedersi all'estremità della banchina. Tirò fuori dalla borsa un vecchio diario e cominciò a scrivere la prima cosa che le passò per la mente. Alessandro De Francesco, In fondo alla terra. Mi raccomando, leggetelo. Giraldi Editore. Buona giornata.